pensando a te. Successo di pubblico in questo fine settimana appena trascorso per i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima Immacolata e i Santissimi Medici presso la chiesetta di Contrada Gorgofreddo a Monopoli, dove il comitato organizzatore ha messo in piedi la sagra delle pettole, polpette e del panino con la salsiccia. Numerosa la gente provenuta dall'intera provincia barese e dall'Interland dell'Alto Brindisino, tanto da registrare il tutto esaurito. Le tradizioni, come dimostrato, piacciono ai monopolitani e ai turisti, tant'è che il cibo della sagra è andato a ruba, ma anche l'intrattenimento non è stato da meno. C'erano tutti gli ingredienti del successo grazie alla scelta da parte del comitato festa di invitare a Gorgofreddo il gruppo musicale di Giuliano Spina e la sua band provenienti da Campobasso, ma mattatori di tantissimi concerti in tutta Italia. La soddisfazione nell'immediato di Maria La Catena, presidente del comitato, l'abbiamo raccolta ai nostri microfoni. Dopo 3 anni di Covid e quant'altro, finalmente la prima festa che la facciamo a cielo aperto senza mascherine e quant'altro, quindi ne siamo felici e orgogliosi. Quindi noi ringraziamo un po' tutti, collaboratori, partecipatori, tutti quelli che possono essere, sono stati d'aiuto sia a livello economico e sia a livello lavorativo, perché siamo tanti. Nelle grandi difficoltà che purtroppo stiamo attraversando, perché dobbiamo fare il giro della questua e, come sapete, non è facile, la gente si inventa di tutto pur di non tirare fuori i soldi. Quindi noi che siamo forti, ci siamo messi, ci siamo inventate le sagre, facciamo le sagre con tantissimo sacrificio veramente, riusciamo a far felici la gente, passarci una bella serata, stanchi ma felici di farlo, veramente. Grazie a tutti gli amici che ci hanno supportato in tutto, sia nella grande pubblicità, in tutto, guarda, veramente in tutto. E io ringrazio di cuore tutti, il parroco in primis, e questa deve essere una cosa che deve durare negli anni. Noi cerchiamo di mantenere vivo il ricordo e le cose belle di questa contrada. I sacrifici sono enormi, la burocrazia è tanta, ma noi andiamo avanti.